Mauro Di Dalmazio, coordinatore nazionale degli assessori al turismo. Sulla conferenza, la conferenza nazionale qui di Cernobbio, c'è stato un intervento chiaro, limpido, da parte delle regioni e delle richieste ben definite e ben precise. Sì, abbiamo voluto dare un contenuto di concretezza a questi lavori, considerato il momento difficile che sta vivendo il turismo, anche e soprattutto per la congiuntura economica negativa. Speriamo che questa crisi volga al termine. Abbiamo ritenuto che non potessimo sprecare questa occasione per porre dei temi concreti e per porre un'agenda operativa sin da domani. Due sono le questioni sulle quali si è incentrato l'intervento delle regioni, al di là e oltre il documento programmatico che è stato rimesso agli atti e che riguarda un po' tutti gli aspetti, dal portale all'osservatorio, ad Enit, tutti gli aspetti salienti del turismo e della programmazione turistica. I problemi sono stati due affrontati, quello della governance del turismo, sia in termini di armonia nella produzione legislativa attraverso il comitato permanente che abbiamo di recente istituito presso la conferenza Stato-Regione, che dovrà essere il luogo della sintesi di tutte le decisioni tra il governo e le regioni, senza più salti in avanti unilaterali, ma con una logica di leale collaborazione produttiva e non per un semplice formale riparto di competenze. Il secondo aspetto è quello che, al di là di una governance formale, occorre una governance sostanziale per redigere un vero e proprio master plan per le iniziative turistiche e per lo sviluppo turistico, un master plan che tenga conto delle esigenze trasversali del settore, delle necessità della formazione, degli interventi economici, degli incentivi fiscali, delle infrastrutture, della cultura, tutto in un'ottica di condivisione. In questo senso le regioni si faranno parte dirigente di convocare un tavolo affinché in 6 mesi si definisca questo piano strategico con un timing di azioni, di assi, di priorità e affinché poi il governo possa, il governo e le regioni stesse possano decidere nell'ambito della pianificazione strategica complessiva di loro competenza di destinare conseguenzialmente le risorse necessarie per questo asset se vogliamo che diventi veramente un asset produttivo più di quanto non sia oggi per l'intero PIL nazionale. Qual è la posizione delle regioni in merito all'Agenzia per il Turismo, all'Enit? La posizione è molto chiara. Noi abbiamo detto che va bene lo snellimento, però non va bene un eccessivo ridimensionamento della presenza qualificata delle regioni, non tanto e non solo per una rivendicazione numerica, quanto per il fatto che l'Enit è uno strumento di servizio al sistema turistico che si regge sull'articolata capacità delle regioni anche di aggredire dei mercati attraverso e di supportare i propri operatori. Quindi l'Enit deve avere la possibilità di concertare con le regioni le azioni che si vanno a fare. Chiaro che questo è un problema che diventa secondario oggi, però di fronte alla mancanza di risorse che purtroppo Enit sconta, un momento di difficoltà finanziaria, mancanza di risorse che di fatto ha determinato che lo stanziamento sia sufficiente solo per la gestione. Quindi occorre capire se questo ruolo di Enit è un ruolo strategico, noi lo riteniamo essere conseguenziale anche sul posizionamento delle risorse.